Buonasera e bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera. Ciao Matteo Angeli. Buonasera Matteo, buonasera agli amici a casa. Buonasera Giorgia Fabiocchi. Ciao Matteo, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a Luca Sabatini, buonasera. Il nostro uomo dei sondaggi, che quando è qui tendenzialmente c'è un sondaggio. Sì. Stasera ce ne sono ben due che saranno il cuore della parte iniziale, diciamo di una buona metà della trasmissione di stasera, caro Luca Sabatini. Tra l'altro sondaggi, Sabatini, la interrompo prima ancora di darle la parola, perché insomma sondaggi che stanno facendo parlare tantissimo. Abbiamo pubblicati questa mattina sui nostri canali social, ovviamente sul sito primacanale.it, quindi c'è tutto, potete trovare tutti i numeri anche dettagliati, poi li faremo ovviamente vedere in lungo e largo nel corso della serata. Però sapevamo che sarebbero stati due temi molto molto caldi e devo dire che abbiamo avuto anche sulla mail di redazione @primocanale.it un'invasione di risposte da parte dei cittadini genovesi che molto appassionati a questo tema. Quale tema? I temi sono due. In realtà ero io con dei profili fake. Esatto, era lui che scrive. Poi magari potremmo anche chiedere un'opinione a Luca Sabatini, sì, chissà sì. come la vede lui da singolo cittadino e non da sondaggista. Andiamo a vedere il primo cartello, il primo sondaggio di questa settimana, quello sul tunnel subportuale, che non è una parolaccia, vuol dire sotto il porto di Genova, è un tunnel che secondo i progetti dovrebbe sorgere nella parte diciamo portuale, collegare Levante a Ponente, in alternativa oppure diciamo così insieme alla sopraelevata Aldo Moro. Sei favorevole o contrario? Vincono i favorevoli, Luca Sabatini. Sì, diciamo che allora nei confronti di questa proposta la notorietà e anche la capacità del cittadino medio, come posso essere io, di conoscere a fondo come potrebbe essere progettato, strutturato, è molto scarsa. Detto questo, ci si pone di fronte comunque a un'opinione e l'opinione è, per una persona su due, favorevole. Interessante notare come i contrari siano invece un terzo, quindi a fronte di uno su due i favorevoli diventano uno su tre i contrari. Il resto si divide tra gli indifferenti e quelli che non hanno un'opinione. Che differenza c'è tra queste due categorie? Forse poca? La prima è più, come dire, ideologica e non me ne frega niente sostanzialmente. Mm-hmm. La seconda è non conosco abbastanza da poter esprimere nemmeno un'opinione. Diciamo che queste due, una ha una valenza soggettiva, un'altra più oggettiva. Il 7% di indifferenti è un dato basso, forse perché, come dicevamo prima, è un dato, non lo so, chiedo, anzi, facciamo così, è un dato basso? È un dato basso, basso, normalmente si hanno, quindi la polarizzazione esiste, sia favorevole che contrario, il resto è una scelta di uscita, un exit strategy. In questo caso no, c'è interesse e nell'interesse c'è una maggiore propensione verso la parte dei favorevoli che quella dei contrari, indipendentemente poi dalla conoscenza che ognuno ha rispetto alla situazione, al traffico piuttosto che altre cose, dicono bene, questa è una soluzione che ci potrebbe piacere. La seconda domanda a Giorgio Fabiocchi è quella più totalizzante, perché riguarda un'opera che conosciamo piuttosto bene. Sì, un'opera che conosciamo molto bene, si tratta della sopraelevata Aldo Moro di Genova e qui forse Luca Sabatini diventa ancora più polarizzante, perché il 53% risponde che la sopraelevata dovrebbe rimanere, quindi dovrebbe rimanere quest'opera che collega l'est e l'ovest di Genova, per il 29% dovrebbe invece essere eliminata, il 18% non sa. Ok, allora qua abbiamo una cosa carina da raccontare. Allora, i 53%, i 51% per una certa parte si sovrappongono, ma non sono le stesse persone, ok? Quindi non sono la stessa parte del campione. Sebbene i numeri tendano a essere molto simili, prima era 51 e avevamo il 10 e il 7 tra non sa e indifferente, in questo caso era 31 i contrari, qua ho 29, però non sono gli stessi. È interessante notare come esista una propensione per fare questo progetto, ma anche per mantenere quello sopra. Sebbene non si sappia quello sopra che cosa potrebbe servire, come seconda parte sopra sotto, qualcuno oggi parlando mi raccontava che a New York mi pare abbiano usato una parte un giardino.
Bravo, un giardino con i negozi sopra, i negozi sotto, quindi le proposte in realtà poi proprio sulla base di quello che avevamo visto del sondaggio sui social e poi sul sito e così via, mi raccontava, beh, a New York succede questo. Quindi oltre al fatto che non sono l'unico a aver commentato sui social, però l'hype, come si suol dire, c'era l'interesse e anche le proposte che potrebbero esserci sul riutilizzo della sopraelevata potrebbero essere diverse. Ecco, sul discorso, come dire, della risposta sì o no, conta anche un certo affetto personale o una repulsione personale nei confronti di questa infrastruttura, o secondo te le persone hanno ragionato anche sulle, per esempio, il tema, il tunnel, avrà la stessa portata di automobili della sopraelevata? Non sarebbe meglio averli entrambi, così se c'è coda da una parte la prendo dall'altra? Potrebbe essere questa, oppure c'è sì. Più secondo te un'ideologia? No, mi piace, la voglio, la amo, rappresenta Genova e quindi... Allora, sull'amore non ho più pallida idea, bisognerebbe fare delle domande, l'amore o l'odio, no? Magari se uno vive a Ponte Decimo, amore sì. Odio è sì, relativo, magari molto. Se ci vivi davanti potrebbe essere certo. Più... Detto questo, però sì, secondo me un ragionamento utilitaristico ci può essere e anche abbastanza ampio, cioè il fatto che, come diceva con la pubblicità, two gusts is milk one, e quindi certo. In questo caso due vie sono meglio di una. Certo, su questo non c'è dubbio. 18% dei, non so se non sbaglio, è tanto perché sì o no, più o meno, poi sì. Al netto di... come diceva Matteo adesso, insomma, può essere un'alternativa. Poi il tunnel sub-portuale è anche un nome strano e poco conosciuto, la sopraelevata già la conosco. Sì, tanto non so, ecco, mi sembra, eccolo qua, non so, 18%, è un numero che mi ha un po' colpito, ecco. Non abbiamo messo è indifferente perché volevo polarizzare molto la cosa, ma probabilmente per una buona parte di questi non sa, è indifferente. Sì, non la prendo. Non la prendo, non la uso gli mezzi pubblici, mi muovo a piedi, vivo a Ponte Decimo, a Sana, ho 80 anni, mi muovo solo lì per fare un po' di cose. Perché no? Nel senso, sì. Credo che in una città come Genova, grande città come Genova, ci sia spazio per tutte le opinioni. Intanto ne ha risposto Matteo, ma lo dico anche a tutti, hanno risposto proprio in una maniera anche romantica, no? Cioè, quando arrivo da un viaggio, abbiamo visto anche tanti commenti anche sui nostri social, quando arrivo da un viaggio, arrivare sulla sopraelevata, insomma, apre un po' il cuore perché sei a casa, sei veramente a casa. Poi è ovvio che chi abita a Bolzaneto o a Nervi magari non la percorre neppure, però tanti genovesi ovviamente quando arrivano da fuori, insomma, passare in quella striscia di cemento in qualche modo è sempre stato... Può essere un segno distintivo, identitario, sì. Cioè, anche turisti, che quando arrivi a Genova un turista, che insomma il biglietto da visita è davvero incantevole. Sì. Poi sarebbe da domandarsi cosa pensa un turista che ci passa sotto magari al Porto Antico, ma questo è un altro discorso che... O il turista che magari alloggia in un palazzo davanti. In un palazzo di fronte, che resta pur sempre una tangenziale, diciamo, che separa il centro storico dal mare. Però io posso anche comprendere, anzi certamente comprendo il tema soprattutto viabilistico. Ormai la sopraelevata c'è da moltissimi anni. Sono state fatte cose anche incredibili per farla, no? Per esempio il fatto che sia stato buttato giù un pezzo del Ponte Reale, cioè del Palazzo Reale sì. Di Genova, per costruirla è, diciamo, come dire, qualcosa che oggi considereremo un crimine, non si farebbe mai una cosa del genere, non butteremo giù il Duomo per farci passare una strada. Ora c'è, e quindi prima di buttarla giù bisogna rifletterci molto 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 a lungo. Ora c'è e spesso succede così. Esatto, e siccome questa è la condizione, diciamo, della sopraelevata, non in una situazione assurda, strana, di esodo, ma è una cosa abbastanza quotidiana, probabilmente se ci fosse una seconda arteria che fa sostanzialmente lo stesso lavoro, sarebbe meglio. Che poi le strade non fanno mai esattamente lo stesso lavoro, perché poi sbucano in punti diversi, si prendono in punti diversi, quindi diventerebbe un'ulteriore possibilità di movimento in una città che oggettivamente ha molto bisogno di muoversi correttamente. Assolutamente. E per questo che sulla sopraelevata appunto vogliamo fare una profonda riflessione, la vogliamo proporre stasera e la proporremo. Ora dico una follia che è venuta in mente adesso, anche se forse ci avevo già ragionato in passato, magari lo chiediamo anche agli ospiti che vengono dopo, anche se non sono ovviamente architetti neppure ingegneri, ma se levassimo la sopraelevata e in maniera esattamente parallela, comunque insomma come se levassimo proprio la sopraelevata, andassimo proprio sulla strada e sulla strada sottostante facessimo correre la sopraelevata. Potrebbe essere una soluzione. Potrebbe essere una soluzione. Perché lo spazio tanto è lo stesso. Cioè... Sì, lo spazio è lo stesso, anche se non
tutto, perché poi c'è un pezzo che passa sopra il porto. Però potrebbe essere una... Bisogna un po' capire. Certo è che, come dire, le soluzioni non mancano. Io avevo fatto un urbanista e domandavo come mai avevano deciso. Sì, avevo chiesto, sì, fatto giornalisticamente. No, fatto nel senso... Ho pensato che ci sei tu l'urbanista. Avevo fatto un'intervista, la parola corretta era quella, a un urbanista, dell'università, peraltro una collega di Luca Sabatini, che mi spiegava come nel momento in cui la sopraelevata è stata costruita il mare era considerato un confine, ed è questa la ragione, no? Abbiamo messo una strada nel punto più esterno della città perché tanto oltre c'è il porto e non ci interessa di fatto. Chiaro che oggi col waterfront, col porto antico, le cose sono cambiate, ma e anche il traffico è cambiato, è diventato molto più tentacolare, quindi questo è un po' il limite. Tra poco il dibattito, anche se il limite è tornato a 60 km orari, sì, ma... meno male questo, però così almeno abbiamo meno incidenti. Tra pochissimo apriamo il dibattito con due ospiti di prestigio, perché avremo due posizioni probabilmente opposte e le valuteremo insieme, quella del vice sindaco di Genova Pietro Picciocchi, quella del vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato Lorenzo Basso. Apriamo il dibattito, vediamo cosa pensano loro e quale potrebbe essere il futuro della viabilità di Genova. Grazie Luca Sabatini. Grazie a voi. Ci vediamo lunedì prossimo con altri Sarò sondaggi. Qui. Allora, abbiamo fatto, diciamo, una premessa, abbiamo dato i numeri, Matteo Angeli, Giorgio Fabiocchi, e adesso cominciamo a dibattere. Da chi partiamo? Facciamo in ordine alfabetico? Lorenzo Basso. Facciamo in ordine del Senato, il senatore di solito lo facciamo per primo. Buonasera Lorenzo Basso. Buonasera a voi. Vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato e senatore del Partito Democratico. Buonasera a Pietro Picciocchi. Buonasera. Vice sindaco di Genova. Buonasera. Allora Giorgio, vogliamo riepilogare al volo le schermate per i nostri ospiti, per insomma spiegare dove siamo andati a parare con il sondaggio? Allora, sondaggio Tecnè per primo canale, partiamo dal tunnel subportuale perché abbiamo chiesto se i cittadini genovesi sono favorevoli o contrari alla realizzazione del tunnel subportuale come soluzione al traffico in città. Favorevole il 51%, contrario il 32%, indifferente il 7%. Non sa il 10%. Questa è la suddivisione. Con Luca Sabatini si diceva in effetti c'è una spaccatura tra favorevoli e contrari, e poi c'è un'anima che è tra l'indifferenza e il non sapere, che però arriva al 17%. Altra domanda che riguarda sempre il traffico genovese, il traffico quindi che si dirama poi e che collega il Levante e il Ponente, è quello della sopraelevata. La sopraelevata Aldo Moro, che aiuta sicuramente a gestire il traffico quando si blocca, sappiamo bene che cosa comporti anche sotto, e secondo il 53% dovrebbe rimanere e non dovrebbe essere abbattuta, dovrebbe essere invece eliminata per il 29%. Infine c'è un 18% che non sa che cosa sarebbe meglio per Genova. Pietro Picciocchi, cosa sappiamo allo stato attuale dell'opera tunnel subportuale di Genova? Beh, sappiamo moltissimo. Intanto la cosa più importante è che è un'opera che si fa. È un'opera che è finanziata, ricordo che è stata inserita nell'accordo tra lo Stato, la Regione, il Comune di Genova ed ASPI per il risarcimento dei danni derivanti dal Ponte Morandi, un'opera che è stata quantificata e soprattutto un'opera in progettazione, aggiungo un'opera in un avanzato stato di progettazione che più volte è stata affrontata, credo in maniera costruttiva, che qualcuno abbia detto il contrario, dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ed è un'opera che, completato l'iter autorizzativo, contiamo possa iniziare sicuramente entro l'anno. Soprattutto è un'opera che sta innescando nella nostra città un dibattito oggettivamente molto affascinante e avvincente sulle trasformazioni urbanistiche di Genova, perché è un'opera che si porta dietro una svolta nella mobilità, che consente una nuova visione dell'arco costiero fondata soprattutto sul verde, su una mobilità ciclopedonale e su una eliminazione del traffico pesante, e quindi direi che sono tutti elementi assolutamente positivi, e devo dire in ultimo è un'opera coerente con una città che vuole dimostrarsi di essere capaci di grandi progetti pubblici in cui si misura
l'eccellenza dell'architettura. Io ricordo che la progettazione del tunnel è stata affidata all'architetto Renzo Piano proprio per le parti architettoniche. Ci sono poi alcuni interventi complementari che sono di grandissima importanza e che saranno percepiti in maniera molto forte dai nostri cittadini. Penso ai tema degli innesti, penso al nuovo parco della Lanterna, una superficie di circa 30.000 metri quadri che sorgerà all'imbocco dalla Lanterna e valorizzerà il nostro simbolo. Penso a tutta la revisione dell'innesto di via delle Casacce, penso all'uscita che avremo in via delle Brigate Partigiane nell'area che oggi coincide con il distributore di Eni, che anche in quel caso si porta dietro tutta una serie di interventi complementari di riqualificazione, di sistemazione del verde. Quindi, insomma, credo che certamente è un progetto importantissimo per il futuro della città di Genova, nel quale l'amministrazione crede fortemente, non solo questa amministrazione, perché ricordo che era da anni che si parlava di tunnel subportuale, ma oggi finalmente posso dire che abbiamo la concretezza di questo progetto. Lorenzo Basso, il vice sindaco Picciocchi ha fatto un'analisi sia di come penso, immagina che sarà, ha dato che dei tempi, sta, insomma, entro la fine dell'anno. Lei, insomma, cosa vede che non va in questo che ha appena elencato, in queste cose che ha appena elencato il vice sindaco? Quali sono le prime considerazioni che le vengono in mente? No, ma mi devo dire che per raramente mi trovo in maggioranza, questa volta mi sento molto allineato al sondaggio e mi trovo nella maggioranza dei genovesi. Non sono negativa a prescindere con il tunnel subportuale, può essere un'opera sicuramente di rafforzamento della viabilità in una città che sappiamo ha un grande problema rispetto al traffico. Ho tre ordini di preoccupazioni. Il primo è dovuto proprio al traffico, nel senso che il tunnel è sostitutivo della sopraelevata e non va ad affiancarsi ad essa, e credo che questo non migliorerà l'analisi del traffico. Ha ragione il vice sindaco quando dice che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non ha bocciato. Ha fatto una serie però di osservazioni. Una di queste è per esempio il ridisegno di quelle che sono le corsie di emergenza dinamiche. Quindi nel progetto originario era previsto, proprio per aumentare il flusso di traffico, anche la possibilità di utilizzare queste corsie, e è stato evidenziato come un'opera di quel genere non può essere fatto in quella maniera, e quindi sicuramente, come dire, una portata di traffico minore rispetto a quella che era stata prevista. E se rimanesse la sopraelevata, se fosse un'opera aggiuntiva, potrebbe dire un'opera comunque che aiuta, e lo vedrei in maniera positiva. La preoccupazione è che il progetto del tunnel previsto prevede proprio la demolizione della sopraelevata e quindi un'alternativa. Ho dei dubbi che questa alternativa sia in grado di reggere il traffico che si perde. E poi c'è un tema, tutti speriamo che non accadano mai incidenti, però sappiamo purtroppo che è un dato reale, molto spesso nelle nostre strade, autostrade, possono accadere. Ecco, è evidente che un incidente grave sulla sopraelevata può portare anche a giorni, una settimana di lavori per il ripristino. Un incidente grave nel tunnel può portare probabilmente a molto più tempo per il ripristino, e questo ci porta a una domanda: cosa succede a Genova in quei giorni? E poi l'ultima, di ordine economico. E il tema che questo tunnel prevede, appunto, come dicevo, la demolizione, ma non c'è il pagamento della demolizione da parte di ASPI, una risposta chiarissima che è stata data, e quello è un altro onere a carico della città, perché lo vorrei ricordare, già il tunnel in quel accordo di ristoro che prima veniva citato ha portato in dote non soltanto un accordo di ASPI verso la città, ma anche l'abolizione del pedaggio gratuito per 10 anni che era stato previsto. Oggi tutti i cittadini che usano l'autostrada, con tutto il traffico e i disagi che noi sappiamo, pagano il pedaggio autostradale che era gratuito per 10 anni, perché quelle risorse sono state messe nel tunnel. Allora, vedo appunto preoccupazioni di ordine economico, vedo preoccupazioni sul traffico, vedo preoccupazioni anche perché questi lavori, ci dicono oggi, hanno molte interferenze rispetto al porto e possono portare via posti di lavoro. Quindi il tunnel è una bella idea, questo progetto di
tunnel, mi preoccupa per queste tre ragioni che prima vi ho detto. Allora, tra poco daremo modo a Piccioco di rispondere, ovviamente alimentiamo ancora il dibattito, ma introduciamo anche l'elemento, diciamo, portuale, perché sicuramente nel porto c'è molto interesse attorno a quest'opera da vari punti di vista. Sentiamo che cosa ha detto sul tema Mauro Vianello, che è il presidente dell'Ente Bacini di Genova. Partiamo dal sondaggio di Tecne su Primo Canale. Per Primo Canale, per il 51% delle persone il tunnel potrebbe essere una soluzione per i problemi del traffico in città, il 32% è contrario. Lei, Vianello? Ma io credo che sia un'opera comunque utile a Genova e che sicuramente smaltirà un po' di traffico, su questo non c'è ombra di dubbio. La sopraelevata per il 53% dei genovesi dovrebbe restare in piedi, per il 29% dovrebbe essere abbattuta. Lei è tra i favorevoli e i contrari alla sopraelevata? Ma io non sono né favorevole né contrario, perché non sono un urbanista, non li posso dire. Sicuramente è un'opera che è utile anche quella per smaltire il traffico, quindi credo che chi si porrà il problema di buttarla giù o non farlo, questa cosa qua se la dovrà ben porre. Parliamo del vostro accordo, appunto. Avete detto ad una ventina di aziende potete venire qua da noi, in alcune nostre aree, proprio perché vi manderanno via per il tracciato del tunnel. Dove li metterete? Ma partiamo dall'origine. Beh, noi siamo una società partecipata dall'autorità portuale, quindi lavoriamo in sinergia con l'autorità portuale, e autorità portuale e comune lavorano in sinergia per risolvere questo problema. Ci hanno chiesto di risolvere questo problema, noi ci siamo interessati, abbiamo visto che abbiamo 5.000 metri quadrati da mettere a disposizione per le aziende interferite, siamo già a buon punto, abbiamo già fatto disegni, tutto quanto per poterli trasferire da noi. Quindi nel momento in cui inizieranno i lavori del tunnel, queste persone, queste aziende, queste situazioni possono tranquillamente venire da noi. Mauro Vianello parla ovviamente da, diciamo, imprenditore del porto, uomo di porto, che ha già intuito quali possono essere, quale potrebbe essere il suo ruolo in questa partita. Pietro Picciocchi, tornando alle contestazioni, ne aggiungo una: i cambiamenti rispetto al progetto originale sembra che stiano facendo lievitare i costi di quest'opera, ed è ovviamente una preoccupazione tipicamente italiana quella di trovarci un'opera che costa tot e poi in realtà costa tot più magari la stessa somma, magari il doppio. È un rischio che stiamo correndo? Allora, il tema della tenuta dei quadri economici è un problema che sta attraversando la generalità delle opere pubbliche in questo momento, al netto quindi del tunnel subportuale. Devo dire che però in questo caso non sono particolarmente preoccupato, perché noi abbiamo comunque un accordo molto forte, e se ci fosse un tema di scostamento dei costi, chiaramente il governo in primis e ASPI dovrebbero farsene carico. Io ricordo che ci sono dei vincoli di carattere giuridico nei confronti delle amministrazioni che oggi hanno un diritto di credito ad ottenere quest'opera. Questa è la prima considerazione. La seconda è importante, ricordiamolo, noi abbiamo inserito nell'accordo, e questo proprio è stata una forte volontà del sindaco e del sottoscritto, che eventuali eccedenze rispetto ai costi stimati non avranno conseguenze sui pedaggi, quindi il tunnel, la circolazione nel tunnel per i cittadini genovesi sarà sempre libera. Sul pedaggio del tunnel, ma non sui pedaggi complessivi del tunnel, ma sul pedaggio complessivo chiaramente incide la totalità delle opere di ASPI, una quantità di investimenti rispetto al quale il tunnel di Genova ha un'incidenza assolutamente marginale, quindi io non vedo problemi su quel lato, ma devo dire che non li vedo nemmeno rispetto alla nostra utenza, che comunque potrà usufruire in maniera assolutamente libera di questa infrastruttura senza pagamento di pedaggio alcuno. Guardate che lo dico perché, come dire, inizialmente, come dire, una manina, no, che aveva inserito nelle bozze, beh, laddove sforassimo questa cifra dei 700 milioni saranno dovuti dei pedaggi, c'era stata, e questo l'abbiamo proprio eliminato. Quindi questo è un fatto di garanzia, di una rassicurazione forte per i nostri cittadini. Per quanto riguarda, Picciocchi, l'abbattimento della sopraelevata, si è parlato prima di un pezzo, di un tratto, di quello, insomma, dalla foce fino al mercato del pesce, più o meno l'ex mercato del pesce. Conferma che, insomma, è questo il tratto interessato o si pensa anche al resto della sopraelevata? Allora, su questo voglio rispondere a basso, anzitutto rispetto al tema del mancato finanziamento di questa parte. Il motivo è molto semplice: oggi non è ancora deciso quanta parte di sopraelevata sarà abbattuta, perché in effetti dobbiamo dire che
Nella fase attuale del dibattito sta emergendo comunque un'opinione consolidata verso un abbattimento parziale, quindi si parla in particolar modo della parte tra il waterfront di Levante e Piazza Caricamento, e un troncone dovrebbe restare nella parte da Di Negro in direzione Piazza Caricamento. Però, ripeto, sono tutte delle ipotesi, perché questo è il dibattito che la città è chiamata ad affrontare nei prossimi mesi, che io trovo essere un dibattito assolutamente avvincente, in una con una nuova visione di città, perché questo concetto su cui alla fine anche Renzo Piano si sofferma molto, che è il motivo ispiratore del waterfront di Levante, la città che si riappropria del suo mare, che supera queste separazioni, queste cesure. Ebbene, oggi la sopraelevata che cos'è se non una grande separazione, una grande cesura tra il mare e la città? Allora, anche questo dibattito si ricompone in una visione della città che pone al centro queste ricuciture tra il centro e il suo mare. Questo è l'obiettivo. Poi, ripeto, io non sono un urbanista, quindi non sono la persona, diciamo, più adatta ad esprimermi su questi argomenti, ma sono certo che si potrà... Solo per chiarire, Pigiocchi, quindi diciamo che sta prendendo corpo, poi ci sarà un dibattito, l'abbiamo detto, lo seguiremo ovviamente con grande attenzione, ma sta prendendo corpo l'idea di rinunciare alla sopraelevata come mezzo di viabilità, perché se ne doveste lasciare un troncone tra Di Negro e dove sbuca adesso, diciamo, al VTC... Sì, questo lo confermo, perché il tunnel sopportuale indiscutibilmente è una viabilità alternativa a quella della sopraelevata. Tra l'altro non dimentichiamo che l'attuale strada sopraelevata, purtroppo lo sappiamo benissimo in occasione di vari incidenti che sono capitati, non è una strada adeguata al tipo di traffico che oggi accoglie, non ha corsie di emergenza, ha tutta una tematica di guardrail, perché chiaramente è una infrastruttura obsoleta, risalente, che richiede tantissimi interventi di manutenzione. Le preoccupazioni che venivano poc'anzi espresse credo che possano essere superate alla luce di una progettazione moderna, una strada pienamente a norma, quella del tunnel sopportuale del codice della strada. Parliamo di due corsie di scorrimento nelle due direzioni, oltre la corsia di emergenza. Quindi, come dire, è una sistemazione decisamente più adeguata rispetto a quella della sopraelevata. Sistemazione, e concludo, che se voi, come dire, girate il mondo, in tante grandi città, vedete, io recentemente sono stato, lo sapete, a New York e Boston, ho visto esattamente tunnel che passano sotto il mare, che passano sotto fiumi, sono infrastrutture di grandi città internazionali ed è l'ambizione della nostra città il diventarlo. Basso, non dico convincendo, ma insomma, ha dato le risposte che insomma lei si aspettava. Due cose assolutamente corrette, sia il tema, diciamo, degli extracosti che sono previsti appunto con un aumento dei pedaggi a livello nazionale, sia il tema, come dire, che l'infrastruttura è un'infrastruttura adeguata a norma. Questo io non lo metto in dubbio, è una di quelle cose, come dire, che noi dobbiamo partire dal presupposto. Nel nostro paese, in Italia, non c'è una incapacità, anzi c'è una grandissima capacità ingegneristica, progettuale, quindi io non ho dubbi su quello. Permane il problema economico e del traffico, ovvero non è una scelta abbattere o meno quel tratto di sopraelevata, è vincolata dal progetto. Quindi se si fa il tunnel, quel tratto di sopraelevata deve essere abbattuto, lo dice il progetto, lo dice il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Quindi quel tratto lì non è più una scelta, è un obbligo. È in grado il tunnel di superare le problematiche di traffico di Genova? E se accade qualcosa, non è un'opera aggiuntiva, è un'opera sostitutiva. Questo va detto con chiarezza. Secondo, il costo, a prescindere da quale sarà il tratto della sopraelevata, non sarà a carico di ASPI. Allora, io non vorrei che dopo che verrà realizzato il tunnel, rimarrà poi un'incompiuta, perché chi si fa carico dell'abbattimento della sopraelevata economicamente? ASPI ha già detto chiaramente che non fa parte di ASPI. Credo che per le finanze il Comune di Genova poi potrà dirci meglio, sarebbe una cifra enorme. Io ricordo a Roma, in in cui hanno chiuso tratti di sopraelevate, sono ancora rimaste lì come delle incompiute. Non vorrei ritrovarmi con un'opera che creerà grandi problematiche sul lavoro, che avrà comunque sia non una risoluzione del traffico e che comporterà delle spese maggiori alla città. Su questo, secondo me, servono delle risposte, ma sul fatto che
un'opera come un tunnel subacqueale possa essere realizzata in massima sicurezza e rispettando le norme, su quello sono perfettamente d'accordo, oramai, come dire, siamo in grado di progettare e realizzarle, però quel costo, quel miliardo di euro, quei 700 più i 300 di extra costi di cui si sta parlando, quel miliardo di euro spesi per il tunnel, lasciando poi alla città un debito per buttare giù la sopraelevata, secondo me sono una cifra molto importante. Sentiamo se ci hanno pensato a questo tema. Ma allora, diciamo che è un argomento che non mi spaventa, perché non è questa l'alternativa. Ripeto, oggi l'abbattimento della sopraelevata non è finanziato semplicemente perché non c'è ancora un progetto di abbattimento e perché c'è un dibattito in corso. Francamente, anche rispetto agli attuali investimenti, alle attuali risorse disponibili sui progetti di rigenerazione urbana, a me non sembra così remoto immaginare di intercettare un finanziamento statale se decidessimo con ASPI, con il governo, con tutti gli enti che hanno voce in capitolo, che il migliore progetto per Genova è l'abbattimento parziale della sopraelevata. Poi, lo ripeto, sul fatto che siano alternative ha perfettamente ragione Basso, ma è il senso di questo progetto. Noi siamo convinti che la sopraelevata, una volta in esercizio il tunnel subportuale, diventi una ridondanza assolutamente inutile. Quindi secondo me questi temi possono essere superati. Io in questi anni ho fatto esperienza di molti progetti che sono nati un po' nella teoria, un po' sulla carta, e poi via via hanno preso piede e si sono finanziati. Quindi io, ecco, credo di poter rassicurare da questo punto di vista. Come assessore al bilancio non sono preoccupato di questo aspetto. E per quanto riguarda invece l'altra parte di sopraelevata, quella che ad oggi dovrebbe restare su, invece lì è ipotizzabile che venga abbattuta anche quella, oppure è un disegno, insomma, che al momento non lo prevedete? Io vi riporto questa testimonianza. Io ho partecipato a novembre alla seduta del tunnel subportuale. Devo dire che è stato un momento per me molto interessante, perché voi sapete che nel Consiglio dei Lavori Pubblici, alla cui seduta appunto ho partecipato, siedono questi grandi esperti. E devo dire che un elemento di grande attenzione è stato proprio il tratto di sopraelevata iniziale, quindi parliamo della parte di Ponente, perché come è stato detto in quella sede, in effetti noi genovesi forse di questo ce ne accorgiamo meno, però quando si arriva lì c'è una visione veramente straordinaria sulla città. Allora, ho notato come in quell'alto consesso si ponesse un'enfasi particolare proprio su questo impatto straordinario che Genova offre al visitatore, al foresto, al turista dalla sopraelevata, e lì c'è stata una forte raccomandazione a mantenere quel tratto per una certa estensione, però ripeto, non come forma di viabilità alternativa per collegare il Levante al Ponente cittadino. Anche perché altrimenti i caricamenti bisognerebbe volare poi. Esattamente. Quindi io credo che quella sia una suggestione molto interessante. Non nascondo che un altro tema, che qui diciamo una mia considerazione personale, voi sapete benissimo perché anche come emittente avete seguito molto questo tema della connessione tra Waterfront di Levante e il Porto Antico di Genova, un'alternativa potrebbe anche essere immaginare di trasformare almeno una carreggiata della sopraelevata in quel tratto in una strada ciclopedonale sopraelevata, una sorta di high line newyorkese, per capire, bellissima, e proprio per consentire questo transito di persone, di biciclette da una parte all'altra, evitando anche le famose interferenze che oggi costituiscono una delicatezza che dobbiamo affrontare. Mentre il lato diciamo Ponente invece che utilizzo, a parte quello di insomma aiutare chi arriva a vedere qualcosa di bello di Genova, però non penso che rimanga su solo per questo. Beh, cioè uno arriva dall'autostrada, diciamo che potrebbe servire coloro che arrivano da Ponente e dall'autostrada e che devono scendere nella zona di Via Buozzi, di Via Turati, verso il Porto Antico, ecco, in quella zona lì si potrebbe immaginare una soluzione di questo tipo. Comunque voi pensate a un debat public, una cosa simile, cioè un grande dibattito pubblico? Sì, grazie per questa domanda, molto pertinente, assolutamente sì, perché credo che sia bellissimo che la città si interroga su se stessa, su come crescere, su come trasformarsi, su come innovarsi, è veramente un dibattito interessante. Basso, io adesso lo faccio anche rispondere su questi temi, le butto un altro carico, il ruolo di Autostrade per l'Italia. Non ho nulla, quasi nulla, contro Autostrade per l'Italia, almeno non contro l'Autostrade per l'Italia di oggi, ne ho molte sull'Autostrade per l'Italia di ieri, però c'è stato un sistema autostrade in cui una gran parte dei lavori vengono fatti in house,
quindi viene facile anche poi far lievitare i costi, poi il pedaggio lo paghiamo tutti, insomma non si rischia di dare in mano poi di fatto a un semi privato pubblico oggi, ma insomma con delle logiche un po' strane, un potere contrattuale troppo forte? Sì, credo che questo sia uno dei due grandi temi e poi l'altro ritornerò ancora su quello dei costi. Questo è un accordo di ristoro proprio per quello che è accaduto e noi sappiamo, come dire, che troppo spesso si sono andati a finanziare opere e poi sono finite nel pedaggio. Ricordo anche, questo dovrei avere il governo di fronte, che io presentai un emendamento almeno per bloccare i pedaggi e fu votato contro in Parlamento all'aumento per bloccare i pedaggi nelle autostrade, nei tratti genovesi, nel nodo di Genova, dicendo che poi si sarebbe intervenuto. Fra poco a luglio partirà un secondo aumento e ancora nulla è stato fatto per bloccare il pedaggio. Noi siamo ancora in una fase di grandi cantieri e di grande sofferenza per tutto il tratto genovese. Lo ricordo perché anche questi cantieri, questa sofferenza dovuto al ripristino delle gallerie, alle barriere fonoassorbenti che non sono ancora state rimesse, sono dovute alla cattiva manutenzione e al lavoro non fatto da Autostrade per l'Italia per tanti anni. Allora, c'è un tema di fondo, a me piace l'idea anche un po' visionaria che dice il vice sindaco, però è bello affrontare quell'idea guardando anche però le risorse che abbiamo. Io vedo che la città ha bisogno ancora di tante risorse, molto spesso gli si dice che queste risorse non ci sono. Abbiamo il Ponente, abbiamo la Valpolcevera, abbiamo la Val Bisagno che avrebbero bisogno di molte risorse, abbiamo una situazione ancora di traffico pesante. E allora quel miliardo di euro, perché stiamo parlando di un miliardo di euro nel tunnel per togliere la sopraelevata e magari aumentare il traffico in città, non potrebbe essere speso in maniera più produttiva? Perché è bello vedere l'ottimismo di dire troveremo i soldi e troveremo le risorse per abbattere quel tratto di sopraelevata, però a me piacerebbe vedere che si trovassero i soldi e le risorse anche per rispondere a quel pezzo di città che è stato quello maggiormente colpito, perché noi appunto non dimentichiamoci che quell'accordo di ristoro serve per ripagare Genova di un danno che è irripagabile dal punto di vista delle vite umane perse, ma anche un danno enorme dal punto di vista economico e d'immagine per questa città. Allora pensare che tutte quelle risorse siano tutte proiettate a una Genova che guarda solo al waterfront, opera fantastica, di cui ovviamente non possiamo che vedere bene, ma anche il tunnel, se verrà realizzato nel migliore dei modi, sarà un'opera fantastica, però le risorse non possono andare soltanto in una direzione, devono anche riconnettere una città che è stata ferita da autostrade, è stata ferita da quelle persone che hanno promesso di realizzare opere e invece hanno neanche fatto la manutenzione, perché il Ponte Morandi non sarebbe dovuto crollare e non crollava se avessero lavorato in maniera corretta. E allora credo, come dire, che una riflessione oltre a cosa fare di un pezzettino di sopraelevata dovrebbe essere di come ridisegnare insieme. Mi piacerebbe che quel dibattito pubblico di cui si parlava fosse stato un dibattito preventivo su come utilizzare queste risorse per ridare un senso di comunità a questa città dopo una ferita così grave che ancora si sente profondamente in questa città. È giusto permettere a Picciocchi, per chiudere, di rispondere a questa sollecitazione. Ma condivido la sensibilità del senatore Basso in ordine alla gravità di quello che è accaduto, al fatto che si tratti di un pregiudizio impagabile per i motivi che sappiamo. Questo è fuori discussione, però credo che pensare di bloccare un'opera di un miliardo di euro, perché forse possiamo avere un problema tra i 20 e i 30 milioni legato alla demolizione, a un progetto alternativo della sopraelevata, non sia corretto, perché a questo punto noi se agissimo in base a questa paura bloccheremmo la città. Noi in questi anni ci siamo lanciati in moltissime operazioni di riqualificazione urbana, devo dire gettando sempre il cuore oltre l'ostacolo e trovando le risorse, perché poi i progetti belli si finanziano, è la mia esperienza di questi 6 anni. Quanto al fatto che si poteva impiegare diversamente questo miliardo, anche lì non sono del tutto d'accordo. È chiaro che tutto è possibile, però immaginare di impiegare quest'opera e frazionarla in una miriade di titoli di interventi diversi sul territorio, credo che sarebbe stato anche molto più complesso da gestire e non sarebbe stato un risarcimento per tutta la città, come invece può essere il tunnel sul Portuale, che ha questa funzione fondamentale di riconnessione ponente-levante, levante-ponente, di miglioramento della qualità urbana, perché di questo stiamo parlando, di riduzione dei flussi di traffico
traffico che, come noto, sono veramente soffocanti. Voglio aggiungere comunque che sarebbe riduttivo pensare che l'amministrazione sia intervenuta solamente su questo capitolo del tunnel subportuale, perché noi in questo momento abbiamo interventi per oltre 160 milioni di euro su San Pier d'Arena, con un focus molto forte sulle zone incise dal crollo del ponte, quindi tutta la zona del Campasso, tutta la zona di Certosa. Abbiamo ottenuto, come sapete benissimo, 200 milioni di euro dal governo come opere compensative per la linea ferroviaria dell'ultimo miglio, quindi io direi che c'è tutta una città in movimento con una serie di opere pubbliche che riguardano quelle zone che più di altre sono state colpite dal crollo del ponte. Senta, Picciocchi, siamo davvero in chiusura, i lavori partiranno quando? Allora, l'obiettivo è quello di iniziare i lavori entro l'anno. Alcuni interventi propedeutici di cantiere, rilievi e quant'altro, di fatto inizieranno già nel mese di giugno, in questo mese. Quindi, e l'obiettivo, diciamo anche la fine dell'opera, è prevista per il 2028. 2028 con la macchina nel tunnel? Hai cambiato idea rispetto a quando è cominciato il dibattito? E chi lo sa, qualche così, qualche perplessità. Voi avete cambiato idea? Ecco, esatto. Vi siete reciprocamente convinti? No, assolutamente no. E ho apprezzato almeno l'onestà intellettuale con cui è stato riconosciuto e da un po' di tempo che forse aspettavamo una parola chiara sul fatto che la sopraelevata, quel pezzo di sopraelevata, non può sopravvivere con la realizzazione del tunnel e che comunque ci sarà un costo che dovrà essere affrontato. Detto ciò, ovviamente la visione è diversa. A me piacerebbe prima vedere quelle opere nel ponente. Capisco la complessità di fare tante opere rispetto a fare un'unica opera simbolo. È un po' il dibattito che c'è anche sul ponte sullo stretto, tra fare partire subito col ponte sullo stretto o realizzare opere molto più complesse per andare a risanare una viabilità del Sud Italia. Sono due visioni, però, ovviamente, che hanno secondo me una loro legittimità. Io continuo a voler vedere, sperare prima di tutto delle opere, una realizzazione di opere nel ponente che tante servitù ha dovuto pagare in questi anni, prima di vedere queste grandi opere che stanno spuntando e che almeno, come dire, sono nei progetti, ma come mi scuserà Autostrade per l'Italia, ma guardando il passato tante opere sono state nei progetti, poche ne abbiamo viste realizzate. Picciocchi, l'ultima davvero domanda, posso, sì, Matteo? Sì, sì. Qualcuno, insomma, qualche abitante o non abitante del waterfront, in qualche modo, del Porto Antico, quindi dalla foce fino quasi a San Pier d'Arena, ovviamente sta sperando che questa sopraelevata venga giù, venga abbattuta. C'è già anche un po' di speculazione, secondo lei? Ha già sentito qualcuno che in qualche modo... Speculazione edilizia? Sì, no, ovviamente immobiliare, no? Nel senso che se compro una casa che oggi ha una sopraelevata davanti, fra due anni magari la sopraelevata non c'è più, è ovvio che la casa abbia un guadagno, ma guardi, un valore aumentato. Allora, francamente, io mi sono comprato tutto il Palazzo dei Pescatori, per esempio. L'ho pagato 15,50 euro, mi è andato anche, lo rivendo a 5 milioni. Allora, francamente, questo retropensiero è la prima volta che lo sento, è una considerazione legittima, però è un punto importante, perché in effetti dobbiamo immaginare che tutta la zona, pensiamo a Caricamento, pensiamo a Via Gramici, senza la sopraelevata credo che potrebbe avere una grande riqualificazione e un incremento dei valori immobiliari. Considerate che noi abbiamo già finanziato nel nostro piano triennale tutto il rifacimento di Via Gramici, Via Turati, quindi si va in una direzione di un sicuro miglioramento di qualità urbana e questo porterà anche ad un incremento dei valori degli appartamenti, ma questo, devo dire, anche l'obiettivo che deve avere un'amministrazione, rivalutare il patrimonio immobiliare cittadino. Il confine esatto qual è? È già stato stabilito? Cioè fin dove arriverà? No, non fatemi domande che vanno rivolte agli urbanisti, il confine esatto al momento non lo conosco. O meglio, ne ho visti diversi, ripeto, sarà una decisione che prenderemo all'esito di questo dibattito pubblico. Comunque voglio dire a Basso che indubbiamente ha ragione, perché ci possono essere tante criticità, è un'opera molto sfidante, però dobbiamo crederci, non dobbiamo arrenderci, perché è un'opera complessa, perché ci possono essere delle incognite. L'affronteremo così come è stato su tanti altri capitoli in questi anni e la città vincerà. Allora, tra poco c'è un'altra cosa che non deve arrendersi, è il Partito Democratico. Il nostro Lorenzo Basso adesso finisce di attaccare
e verrà attaccato da noi. Però. Esatto. Ora facciamo cose più complesse. Da noi. Ora... anche Giorgia Fabiocchi che sta affinando... Perché costruire un tunnel sotto il porto è molto più semplice che non capire cosa sta succedendo. Quindi quello sarà un po' il tema che affronteremo tra poco. Ringrazio il vice sindaco Pietro Picciocco. Grazie a voi. Che non si intende di Partito Democratico e quindi non ci tiene a restare con noi. Ci raggiungono altri ospiti e cominciamo questa seconda parte del dibattito. Il direttore Matteo Cantile, però presentiamo, se vuoi muovere la bocca, io ti faccio la voce sotto. Parliamo di Partito Democratico, della crisi, qualcuno la definisce la crisi infinita, o forse la crisi che parte molto da lontano e adesso si riverbera su un Partito Democratico che qualcuno dice forse non doveva proprio nascere. Allora ne parliamo con i protagonisti di oggi, coloro che forse sono chiamati a far svoltare i Dem. Partiamo da Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione, ma soprattutto forse una delle possibili segretarie regionali del Partito Democratico, quello magari vediamo se ce lo potrà dire lei. Grazie Piccardo per essere con noi. È rimasta la bocca bloccata. Esatto, stavo guardando anch'io. Non ha negato. Stavo ancora anche io guardavo con attenzione il... Aspettavo. Non ha negato. Ah sì, io. Intro, sono sempre molto rispettosa. Quindi non ha negato, quindi forse no. Sì. Luca Pastorino, deputato, gruppo misto, ormai pronto a rientrare nel Partito Democratico. Adesso vediamo. Candidato alla presidenza della Regione Liguria alle prossime elezioni regionali. Stefano Damonte, vice sindaco di Cogoleto. Grazie per essere con noi. E poi Lorenzo Basso, che è invece senatore del Partito Democratico, che ha ripreso la sua esperienza dentro il PD. Io partirei, se siete d'accordo, d'accordo. Matteo, partirei da Luca Pastorino. Quando avverrà questo scambio di tessera ufficiale con Elly Schlein? Non lo so, spero presto. In questi giorni molta gente mi ha chiesto se ci avevo ripensato, oggettivamente. Però insomma, più che altro come battuta, no? Qualcuno anche qua prima di entrare in trasmissione ha detto: ma tu sei uno che va in controtendenza. Ho detto: ma io direi di no, sono molto convinto della mia scelta, nel senso che comunque considero finalmente un ritorno al Partito Democratico come un percorso naturale dal punto di vista del posizionamento politico, nel momento in cui comunque nel 2015, quegli anni lì, Elly Schlein stava nel gruppo di cui facevo parte, quindi... ho usato l'espressione mi fido di lei. Poi io non sono neanche troppo convinto cioè in questi giorni c'è un po' tanta attenzione sulla crisi del Partito Democratico. Dopo un risultato elettorale i conti si devono giustamente fare, no? C'è un cambio di a livello di segreteria regionale. Dopodiché il problema del Partito Democratico non è quello della crisi, cioè può essere anche quello della crisi, ma secondo me del tasso di dichiarazioni sui giornali, ecco, che aumenta la percezione di una crisi. Secondo me il Partito Democratico ha comunque imboccato un nuovo corso che deve fare i suoi passi, deve scontare anche una discussione che evidentemente è mancata, oppure deve essere ancora fatta un po' all'interno, sui temi, come ha detto qualcuno, perché poi il posizionamento politico va fatto sui temi, non sulle parole di Pastorino o della Piccardo e basta. E quindi va fatto un po' magari al nostro interno, e quindi insomma, crisi sì, ma anche crisi da gestire in un certo modo, no? Pastorino, proprio oggi sul nostro sito primocanale.it Claudio Burlando ha proprio detto un qualcosa che assomiglia un po' a quello che stava dicendo. Perché mi guarda così? No, non so come guarda. Posso andare avanti? No, certo. Mi ha fulminato. No, perché non l'ho letto, non so. Era dispiaciuto. Primocanale.it. Era dispiaciuto. Okay. Primocanale.it c'è cioè un anche commento. Burlando primo canale su Google funziona lo stesso, si può. Adesso lo puoi guardare. E dice: dovremmo in qualche modo seguire un po' l'esempio di Savona. Meno sigle, più idee. È quello che stava un po' dicendo lei, no? Insomma, ci vogliono delle idee, delle visioni, qualcosa che vada un po' oltre. Io parlo di contenuti, di prospettive, di posizionamento politico del PD, ligure, nazionale prima di tutto, e ligure in particolare. Io dicevo questo, mi limitavo a fare questa osservazione da uno che rientra e vuole dare nel suo piccolo un contributo, quello sì. Poi in generale poi si farà un discorso più ampio, no? Però rimettere un po' in moto una macchina partendo dal mio punto di vista dai territori, soprattutto dai territori è una parola un po' inflazionata, ma comunque
dal rendersi, diciamo, forse più visibili, forse più percepiti come persone che vivono nel mondo che li circondano. Ecco, io credo che si debba partire da lì, ma questo è un elemento di una discussione che comunque va fatta. Allora, salutiamo Mario Paternostro nel frattempo che ci ha raggiunto via Skype. Grazie Mario di essere con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Mario è una delle autorevoli firme che ci ha aiutato a capire, diciamo, un po' la crisi del PD attraverso il suo editoriale e altri che sono arrivati in questi giorni. Mario, come dire, mi confesso perché ho scritto anch'io un fondo su questo argomento, ma non l'ho ancora pubblicato, quindi ne parlo apertamente. Io non credo che il problema sia dei leader. Se parliamo soprattutto di Partito Democratico a livello nazionale, poi a livello territoriale sarebbe da discutere, perché i leader, il PD ne ha cambiati tanti nel corso degli ultimi anni, ne ha appena cambiato uno e non mi sembra che il risultato stia cambiando. Io sono profondamente convinto che il problema del PD sia il PD, e cioè un partito progressista, riformista, centrista, ma anche più radicale, che vuole mettere insieme un sacco di cose, di solito le mette insieme con un segretario che è l'espressione della maggioranza di quel momento, ma una maggioranza non parla all'altra maggioranza. E credo anche che la scissione sia già successa nei fatti, perché i voti che prende oggi il Movimento 5 Stelle sono in larga misura voti di potenziali elettori del PD che non votano il PD perché è troppo di centro, e invece il terzo polo, per quel poco che ha preso, ma non è così poco, prende i voti di coloro che stanno più al centro del PD perché ritengono che il PD sia troppo a sinistra. Alla fine un'alleanza di tutti questi partiti, sigle diverse, farebbe il centro-sinistra, che potrebbe competere con il centro-destra, che fa la stessa cosa. Giorgia Meloni può parlare a un elettorato diverso rispetto a quello di Berlusconi o Salvini, che hanno fatto il governo con Draghi, e invece la Meloni il governo con Draghi non l'ha fatto. Per questo si è presa un super risultato elettorale, di cui però beneficiano anche i suoi alleati che quel risultato non hanno preso. Nel centro-sinistra questo non sarebbe stato possibile. Io la vedo così. Accidente, bella confusa la situazione. Tu dici la scissione c'è già stata. Io mi chiedo se c'è stata mai una vera unione, non certo una fusione, perché la nascita del Partito Democratico non doveva essere una fusione. Quello che dici in parte è vera. I leader, certo, i leader nazionali ci sono, e come? Io quando parlo del leader intendo la figura locale di riferimento, cioè un personaggio tale che, insieme alle idee del partito che ci devono essere e che devono essere molto concrete, molto chiare, non vaghe e fumose, oppure dei semplici no a quello che fanno a Palazzo Tursi, io credo che la figura di una guida, chiamatela come volete, di un dirigente, di alcuni dirigenti importanti, sia assolutamente indispensabile, anche perché quando si andrà a votare presto alle regionali, quando poi si andrà a votare per le comunali, quando ci saranno le comunali, voteremo una persona anche, e questo nello spirito e nell'animo dell'elettore è molto importante. Guarda, io credo che tra i tanti dibattiti e le tante dichiarazioni che ho sentito in questi ultimi giorni, abbia detto una cosa piuttosto giusta ieri sera Massimo Franco, quando ha detto che il guaio del Partito Democratico è stato quello di aver inanellato una lunga serie di pesanti sconfitte negli ultimi anni, coperte dal potere. Perché coperte dal potere? Dice Franco, perché il Partito Democratico aveva il potere, era al governo, prima con i 5 Stelle, poi con Draghi, quindi ha mantenuto questo ruolo di guida, di comando nel paese, e quindi le sconfitte che ci sono state, come posso dire, sono state assorbite da questa situazione. Ben diversa invece è la situazione nostra, è la situazione locale, dove il Partito Democratico ha subito delle sconfitte, ma non è stato coperto dal potere perché ha governato la destra, il centrodestra, la destra, chiamiamola come vogliamo. Quindi, ecco, la fotografia è abbastanza complessa. Per farla breve, quello che tu hai detto è in buona parte vera. Io penso che, quando scrivo che credo nei sindaci, è perché i sindaci che il Partito Democratico ha espresso, sta esprimendo in alcuni centri della Liguria, sono delle persone molto seguite dalla gente, che stanno riscuotendo e hanno riscosso quasi tutti dei consensi
abbastanza duraturi. Ecco, quello che io sento mancare in buona parte è questo. E poi la individuazione, voi avete per esempio Luca Pastorino, adesso lasciamo stare il rientro o il non rientro, Luca Pastorino è stato un esempio di sindaco amato dalla popolazione che ha guidato. Ecco, altri ce ne sono. Penso però che occorra e sia indispensabile a livello nazionale, ma si può declinare anche a livello locale, l'individuazione di quattro temi indispensabili per essere di sinistra. Primo, il lavoro, si intende. Secondo, la sanità, che non è più pubblica. Terza, la scuola. Ecco, secondo me la scuola vuol dire poi i giovani. Questi sono tre temi che dovrebbero essere centrali, chiari, molto forti, molto propositivi all'interno della però crisi. Vedi, poi alla fine io credo anche che questi temi ci siano, no? nelle discussioni, però poi passa l'utero in affitto, caro Basso, passa certo. Quello. Cioè, noi ci accapigliamo su quello, dovete anche capire come sono fatti i giornalisti, cioè cercano la notizia laddove può essere divisiva. E quella è una notizia divisiva che interessa trasversalmente molto di più che non un dibattito magari abbastanza sterile sul lavoro, che poi alla fine la gente pensa sì, ma tanto poi il lavoro io ce l'ho oppure non ce l'ho, non è che cambia rispetto a questo dibattito. E sono questi un po' i problemi. La guerra, per esempio, no? Leggevo Marta Vincenzi che scriveva sul nostro sito: mi piacerebbe vedere il Partito Democratico prendere posizioni nette, riconoscibili, ha usato questo termine. E io dico, è impossibile. Sulla guerra non potete prendere una posizione riconoscibile perché non la vedete nello stesso modo all'interno del partito. Ma io comprendo che a livello giornalistico ci sia questa volontà di appunto cercare nel PD sempre una posizione caratterizzante. Però non è che queste problematiche non siano all'interno del centrodestra. Se guardiamo nel dibattito parlamentare le posizioni di Giorgia Meloni o di Salvini, quelle di Forza Italia rispetto a Fratelli d'Italia, se guardiamo appunto il dibattito che molto spesso c'è fra chi era all'opposizione del governo Draghi, Fratelli d'Italia, e chi lo sosteneva, le differenze ci sono. Quindi, sono tre partiti diversi, eh? Cioè, sì, è questo che vabbè, li caratterizza. Se volendo, come dire, potremmo iniziare a raccontare dei dissidi tra Giorgetti e Salvini, delle differenze all'interno di Fratelli d'Italia. Ci sono. Io ho l'impressione che più che non esserci le divisioni nel centrodestra, il problema nostro è che molto spesso noi le mettiamo in piazza, mentre difficilmente queste sono state messe in piazza. Condivido quello che diceva Luca e credo che ci debba essere uno sforzo da parte di tutti di utilizzare il nostro tempo per parlare dei temi. E cosa che non spesso viene fatto e vediamo molto spesso l'intervista del giorno dopo qualsiasi elezione, che si vinca o che si perda, e molto meno invece rimanere sul tema. E questo invece è, secondo me, qualcosa di assolutamente fondamentale. Poi se all'interno del Partito Democratico, del centro-sinistra, ci sono anche posizioni che non sono sempre affini, si riesce a governare. E il Partito Democratico è nato da forze che avevano governato, penso alla grande stagione dell'Ulivo, ma lì il tema era un dialogo costante con il mondo dell'associazionismo, un dialogo costante sui temi, un'idea di progettualità. Poco fa, come dire, abbiamo avuto questo dibattito, non oserei neanche dire scontro, tra una visione del centrodestra, quella che portava il vice sindaco, in cui c'è la grande opera che deve caratterizzare, lasciare la visione, oppure la complessità di gestire le tante opere che possono dare una risposta a chi vive nel ponente, nelle vallate. Sono due visioni diverse e noi dobbiamo cercare, a mio avviso, di cercare di raccontare la visione nostra. E molto spesso invece, siccome invece che un trafiletto abbiamo la paginata, parliamo di PD. Dobbiamo smettere di parlare di PD. Riccardo, Paternostro ha parlato della forza dei sindaci, no? Che sono sul territorio, sono a contatto con le persone, dei problemi, soprattutto delle persone. Lei è pronta eventualmente a fare il grande salto? E B, la seconda domanda, quante correnti ora ci sono dentro il Partito Democratico della Liguria? Ci sono delle guerre intestine? Parto da metà della domanda, ma tu che pronta a fare il grande salto, io credo che sia corretto, come sottolineava anche Luca, riconoscere il grande valore di chi sul territorio ci mette costantemente la faccia e che probabilmente in un momento in cui
il Partito Democratico fa fatica a tornare a rappresentare quelle che sono tutta una serie di parti di mondo, di società che si aspettano, che pretendono, che hanno la legittima istanza, ambizione di essere rappresentate dal loro partito, credo che sia effettivamente importante riconnettersi con chi sa parlare alla gente, con chi deve parlare alla gente, perché non può permettersi il lusso di non farlo. Quindi condivido questo. Ma ritengo anche che non possa essere solo il partito dei sindaci, cioè questo deve essere un buon punto di vista, un buon punto di partenza da cui andare a costruire un percorso, percorso che purtroppo è innegabile, si è sfilacciato. Poi condivido, come stavano dicendo sia Luca che Lorenzo, che probabilmente in questo momento ci sia un'attenzione quasi spasmodica a cercare di individuare quelle che possono essere le nostre contraddizioni, quelli che possono essere i nostri distinguo e quello che poi è anche il sale della dialettica del pluralismo e del riuscire a confrontarsi. Verissimo quello che diceva Lorenzo, gli altri sono molto bravi anche laddove abbiano contraddizioni ancora più insidiose, ancora più profonde, ancora più con contrasti, a volte ancora più accesi dei nostri, ad essere molto allineati e compatti a non fare vedere questo. Quindi se dobbiamo lavorare su qualcosa, dobbiamo lavorare effettivamente sulla dialettica interna, sul laboratorio delle idee che dobbiamo essere in grado di poter giustamente esprimere al nostro interno, però uscire... Sulla dialettica sta andando molto bene, però non ha risposto né nella prima né nella seconda domanda. No, invece sì che ho risposto, perché come? Il grande salto non deve essere un grande salto individuale, deve essere un grande salto corale. Però lei è pronta. Mettiamo le nostre energie, le nostre risorse a disposizione della squadra. Non deve essere un Katia Piccardo, deve essere un. Ma questo è normale, è normale che lei è da sola, però voglio dire, comunque lei è candidata. È di sinistra la Piccardo, si parla come una di sinistra. Mamma mia, mamma mia. Il leader massimo ce l'hanno, ma sono altre sinistre, è un'altra cosa, non sono loro, capito? E le guerre intestine? Bravo, direttore. No, ma le guerre intestine, soprattutto, facciamo finta che sia segretaria, ok? Le nostre correnti sono dei partiti, sono dei veri e propri partiti. Come fai a tenere insieme delle persone che vedono il mondo in modi così radicalmente diversi e che poi magari hanno anche dei valori comuni, non voglio dire che sia tutto certo, diverso, per però forza. Che su molte cose, e poi allora si crea la classe dirigente, la classe di potere, e allora per forza che se tu sei della Schlein, ora ovvio, no? Tutti vanno in quella direzione, cercheremo di avere i nostri, e la stessa cosa fanno gli altri in uno spoiling system continuo. E quindi, probabilmente questo è un po' il tratto esasperato del nostro essere portati a essere davvero intimamente, profondamente davvero democratici, perché nessuno di noi si sognerebbe di zittire il proprio compagno amico di partito. Però lo fate di nascosto, insomma. No, non lo facciamo neanche di nascosto, lasciamo parlare tutti tanto, anzi forse troppo, e questo potrebbe essere un po' il nostro male. Qualche cosa sotto sotto corre. Giorgia Fabio, non riusciamo a fare sintesi. Stefano Damonte è un giovane, cosa mi sai raccontare di lui? So che tu sei andata anche in un... Sì, sono andata in un circolo, no, poi magari lo vediamo. È un giovane, è più giovane della Piccardo, non sento dire, è più giovane. Sì, cioè, sì, sì. Sono tutti allora tu molto sei andata, giovane. Giorgia, sei andata una domenica, se non sbaglio un sabato, una domenica, in un circolo del PD a San Fruttuoso. Quanti giovani hai trovato? Età media? Beh, allora, no, c'era un novantenne che stava per compiere 90 anni, credo, da lì a pochi giorni, quindi... Però c'erano un paio di persone giovani, il segretario abbastanza giovane, una ragazza era molto giovane. No, vuol dire la mia età, quindi è giovane, non si dice. No, scherzo. Abbastanza giovane. Perché io questo credo, è un altro tema importante, Giorgia. Sì, è un tema importante. Io penso che in realtà il PD, finché non farà uno scatto in avanti, quindi capirà che o si scinde, ma scindersi significa vedere quello che ha fatto Italia Viva Azione, mi sembra che non abbia portato a molto sia quello che ha deciso di fare Renzi che quello che ha deciso di fare Calenda, perché il PD è lo zoccolo duro, no? Quindi se ti allontani dal PD comunque vai in un partito che prende poco. Finché non imparerà ad accettare che in quel momento chi sta al potere, perché è stata scelta Elie Schlein, poteva essere scelto Stefano Bonaccini, decide ascoltando anche gli altri, finché il PD non farà... Ciò non impedisce di fargli la guerra, Però non mi impedisce di provare a riprendere il grassetto. Come quando si sceglie un allenatore, no? L'allenatore di calcio è quello, ed è quello, magari poi tu vorresti invece di Mourinho... Ci sono i clan anche negli spogliatoi. Da Monte, lei è il più giovane però poi a questo punto Ma nel 2023, Da Monte, volete prendere i voti nei circoli? Questo lo possiamo dire. No, questa è una domanda interessante, ma... se mi posso permettere... Su Facebook il circolo. No, ma viene a mostrare solo una parte di quello che è tutta l'anima che noi abbiamo, perché
Può essere che in un determinato circolo possano esserci figure più anziane e meno anziane, però io faccio il segretario dal 2015, ora sono vice sindaco, sono consigliere metropolitano, vedo tanti ragazzi che cercano di avvicinarsi e secondo me, e ho letto i vari editoriali che ci sono stati sul sito, quindi posso parlare anche di studiato da Monte, ho letto, non è come anche Pastorino che non si ricorda neanche ho letto in questi giorni e condivido anche buona parte di quello che ha detto Paternostro, nel senso che noi abbiamo veramente una risorsa importante di amministratori anche giovani, ma non è che ci sono solo loro, c'è un mondo civico che dobbiamo recuperare, cioè noi non possiamo continuare a pensare di mangiarci, perdonatemi il termine, i voti tra Movimento 5 Stelle, Terzo Polo e PD, perché quello è il bacino, c'è una marea di persone che non si sentono rappresentate, soprattutto giovani che non sentono una politica loro vicina, quindi secondo me è lì che dobbiamo fare presa. Poi certamente i circoli sono importanti perché rappresentano l'organizzazione del partito e secondo me c'è bisogno comunque di continuare a fare attività in essi, ma certamente non può essere solo quello. Però non è da lì che tornare sul marciapiede, tornare in mezzo alla gente, tornare, quello è fondamentale. La sento dire da un po' di quello anni, è fondamentale, no? Ogni volta che dopo una sconfitta chiunque bisogna tornare nelle strade. Se avete uno che prende i voti a bomba, anzi, tutte e due, guarda qua migliaia di voti a testa hanno. Ma certamente la Piccardo è un po' più sfortunata perché arriva sempre a un millimetro, è un mio grande classico, certo, però vabbè, sentiamo Giorgia il sì. Andiamo a vedere, viaggio. Adesso qui il direttore Matteo Cantile mi... Dove sei andata? Come si suol dire, non mi scappa, non si può dire. Circolo di Enin? Adesso capirai perché mi tirerai le orecchie. No. Okay. Scherzi a parte, siamo stati al Circolo di San Fruttuoso, che tra l'altro è uno dei circoli più importanti del territorio genovese, che Cuba più numero di iscritti, ecco, comunque di persone che stanno rinnovando le tessere, così mi è stato detto, quindi io riporto. Dove c'era un po', c'erano più uomini che donne, già questo va detto, Piccardo, però magari era un caso, era una giornata così. Giocavano a carte. E dove si... Bocce. No, giocavano a carte, stavano per giocare a calcio. Dove si cercava di spiegare come mai il PD non riesce, però era un circolo, lo possiamo dire, proprio attrazione Lichline. Quindi c'era però quell'entusiasmo del adesso vedremo che cosa succederà con la Lichline, poi adesso non so se verrà tradito o meno, quindi... Però devo dire che è un il PD circolo di quale tipo, cioè da che parte stanno? Completamente sciagliano. Come sei sciagliano? Roba sì. Dai, sentiamo. Sentiamo cosa dicono, dai. Sentiamo. Cominciamo con la domanda della Fabiocchi, sentiamo. Non è una domanda vera e propria. Quasi. Il PD apre le porte a San Fruttuoso, allora noi cerchiamo di capire da dove arriva questa crisi del Partito Democratico. Intanto lei le chiedo, ma lei... sente che il PD è in crisi, il risultato delle comunali un pochino l'ha segnato. I voti di lista del primo turno risulterebbe che è il primo partito in tutti i comuni, la somma dei voti è quella, poi il problema sono le alleanze, le coalizioni, però il voto di lista risulta primo partito. Diciamo che l'avvento di Renzi è quello che ha iniziato a distruggere veramente il partito. Difatti la nostra fuoriuscita di parecchi di noi è dovuta a questa linea che ha preso ed è destrorsa al massimo, partendo dall'articolo 18, dalla buona scuola, temi ne ha distrutti parecchi. E risalire, e oltretutto non abbiamo perso di vista quali erano le nostre linee di guida principali, la nostra base, i nostri elettori, che principalmente sono i poveri, i disoccupati, gli operai. Il PD arriva e arriverà ancora di più prossimamente con il cambiamento annunciato e che ovviamente, come ha detto la segretaria, è difficile e richiede tempo. Io sono molto fiduciosa e sono ritornata con grandi speranze, perché dopo anni e anni di centrismo, come sappiamo bene, il partito aveva preso un'altra strada. Qua siamo un po' tutte di origine più o meno operaia, impiegatizia, per cui non è che siamo una nobiltà. Siamo delle persone con delle storie politiche, ci riconosciamo, diciamo, nei valori originari del Partito Democratico che ha preso le sue origini da storie antiche. Il problema attuale secondo me è l'assenteismo, sono i nostri che non vanno più a votare. Una volta noi diciamo, la percentuale, invece adesso sono i nostri. Io ero contro tanti compagni del mio partito, non voto più, non ho più voglia, siete tutti uguali, insomma c'è
questo, diciamo, questo umore negativo. Come mai, secondo lei? Cioè, perché purtroppo il partito non ha dato quello che deve dare. Capito? Pastorino, l'idea del porta a porta, no, del partito vecchio stampo, in effetti era un'idea vincente. Però io, per esempio, ricordo quando ormai 5 anni, un po' fa, Sarzana è passata al centrodestra. E l'ho ritenuta una cosa completamente impossibile, come se Berlusconi si imponesse a Pechino, cioè è la stessa cosa. E invece ci sono riusciti. Eppure il Partito Democratico, ve lo dico, Sarzana è il partito, si dice così, cioè non è che devi spiegare quale, è quello il partito, eppure ha perso le elezioni. Quindi forse non, neanche quello conta più. Ma io dicevo prima della trasmissione, oggi le elezioni comunali sono sempre una roba molto complicata, molto diversa dal passato. Che abbraccia tante variabili, anche la variabile personale, la variabile comunicazione, la variabile diciamo empatia, la variabile empatia, che non vuol dire superficialità, vuol dire che sono cambiate le cose, dove il senso dell'appartenenza, che se c'è, però soprattutto nei comuni, qua adesso abbiamo fatto lezioni in comuni medio piccoli, no? È una roba che più che mai oggi ha delle caratteristiche diverse, no? Quindi tu devi essere in grado di essere un po' lungimirante, anche di capire qual è il modo migliore per avvicinare le persone, per renderti interessante. Questo è un tema che appunto ha in sé dei requisiti di successo che sono molto molto diversi da quelli del passato, quindi per cui che 5 anni fa, che poi è un'era geologica fa, uh-huh, politicamente parlando, perché rendiamoci conto che comunque stiamo parlando di crisi del centro-sinistra, eccetera, ma a livello nazionale è vero che c'è questo vento di centro-destra, ma i voti sono sempre quelli, non è che sono tanto diversi, sono cambiati i pesi all'interno della coalizione, dove per delle ragioni che avete spiegato molto bene prima, comunque è stata premiata la Meloni, ma in 5 anni della scorsa legislatura al 30% sono arrivati in 3 partiti, uh-huh, i 5 Stelle, la Lega, e poi il Movimento 5 Stelle. Quindi voglio dire, a oggi, secondo me, un altro tipo di riflessione da fare anche questa roba qua. Quindi affiancare le sezioni, che meno male che ci sono, ma che poi evidentemente scontano anche la vita di questi giorni. Per dire, nel Golfo Paradiso c'è la discussione in atto circa il fatto di farne una sola di sezione, perché ci sono i costi, perché comunque ci sono le cose da pagare, perché poi la gente oggettivamente conduce una vita molto diversa, certo, rispetto al passato. Rimarranno le feste, no, dell'unità? Le messe in unità rimarranno, ma nel modo in cui si riusciranno a fare, no? Perché poi vuol dire volontariato, vuol dire... Chiaro. Fare... Mario, quando parli di, diciamo, volti nuovi, possiamo provare a tracciare un identikit a chi pensi e che tipo di personalità pensi? Senza dire che i pantaloni neri e la giacca nera, ora la chiudiamo questa sera. No, non penso a qualcuno in particolare. Penso a qualcuno che dia entusiasmo, cioè mi è sembrato molto giusto il ragionamento che ha fatto il compagno, perché quello era un compagno sicuramente, che ha parlato per ultimo della sezione di San Fruttuoso, del circolo, scusatemi, di San Fruttuoso, che dice che sono quelli che non sono andati a votare, sono quelli che votavano per il partito della sinistra, chiamiamolo PD. Andare a recuperare è una cosa secondo me difficile ma possibile. Quanto ai personaggi, ecco, guardiamo le sezioni, c'è il ritratto e la foto di Berlinguer, ci chiediamo come mai c'è il ritratto e la foto di Berlinguer, non credo soltanto perché è morto durante un comizio, credo per altri motivi. Ci domandiamo come mai non ci sono le foto di quelli che sono venuti dopo. Quando io parlo del leader intendo queste cose qua. Poi, ripeto, traducendolo in sede locale, vedo che negli amministratori del PD, ex PC, ex DS, eccetera, 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 ci sono dei giovani che mi pare potrebbero essere dei buoni motori di ripresa. Ripeto, se mi spiegheranno cosa vogliono fare della sanità, ma nel dettaglio, non dicendomi la sanità adesso è in mano al privato
Bisogna, sì, bene, cosa? Contestatela, andate da Toti e contestategli la sanità, andate da Bucce, contestategli i grandi progetti, magari di fronte ad una città che non ha manutenzione. Ecco, mi piacerebbe vedere il partito muoversi su questa linea, e penso che gli amministratori del partito, che lo ripeto, in gran parte sono molto buoni, perché hanno fatto in qualche maniera delle scuole di amministrazione, stando all'interno dei circoli, che io preferisco chiamare delle sezioni, possano essere indicati e indicativi per questo genere di lavoro molto molto difficile. Non mi fido di altri, non mi fido più di altri dopo quello che ho visto, ecco, lo dico molto onestamente, non hanno azzeccato un candidato in 10 anni, è un record storico questo, secondo me. Sto parlando di un candidato locale, uno solo, ha ragionissima, mi pare che è Claudio Burlando che cita il caso di Savona, è verissimo, Russo a Savona è un esempio di personaggio molto interessante da questo punto di vista. Ecco, questo è anche Pastorino che... comunque nel suo collegio ha avuto un risultato, non perché qui, ma un risultato straordinario, e ci è andato anche da civico praticamente, perché poi va bene, d'area, però era civico. La Piccardo era triste, anche la Piccardo ha fatto un buon risultato, però gli è mancato, perché si ricorda quelli che vincono. Giusto. Volevo coinvolgere ancora Da Monte, perché i giovani mi interessano. Lei quando ha iniziato a fare politica, e i suoi amici, quanti si interessano alla politica? Degli amici o anche con qualche anno in meno? Insomma, c'è davvero questo disinteresse totale verso la politica, e ci sono ragazzi che hanno voglia di avvicinarsi, proprio, non dico come professione, ma comunque come missione, quella di fare qualcosa per la cosa pubblica? Ma guardi, mi perdoni un po' per la brutalità con cui mi esprimo. Non è certamente con dibattiti come quello di questa sera che si avvicina un giovane sicuramente alla politica, sicuramente al Partito Democratico. Secondo me la differenza sta un po' lì. Io ho questa fortuna di essere anche amministratore, quindi ripeto, ho iniziato dal 2015, e quando tu sei sul territorio a contatto con le persone, di quello che avviene al mio interno, della lite che io posso avere con Katia piuttosto che con qualcun altro, non frega assolutamente nulla a nessuno. I giovani in questo periodo si sentono un po' messi da parte, un po' esclusi dalle grandi discussioni, pensiamo a tutto quello che riguarda il mondo del lavoro, al tasso di disoccupazione. Quindi se ha fatto bene per esempio Elie Schlein a iniziare con una battaglia condivisa sul salario minimo, però dobbiamo fare di più, cioè quella può essere una strada importante, ma la dobbiamo seguire tutti anche nel nostro piccolo locale, altrimenti sarà molto dura avvicinare dei giovani alla politica. E se posso dire il numero esatto, giovani che veramente conosco e che hanno interesse, in effetti sono pochi, però ho la fortuna grosso modo di vederli, di incontrarli, di poter scambiare delle idee, e posso dirvi con certezza che questo elemento, diciamo, della disaffezione parte e origina proprio dal fatto che non sentono una rappresentanza politica all'interno delle istituzioni. Perché per forza il ritratto di Berlinguer? Non potrebbe esserci quello di Aldo Moro, per esempio? Ma nella maggior parte dei circoli ci sono. Cogoletto lo abbiamo. Ci sono entrambi, anche a te. Ci sono entrambi e ci sono queste storie, e credo che anche questo congresso abbia dimostrato che la divisione non è stata fra le storie politiche del passato, che peraltro cominciano a essere lontane, no? Che esatto, io credo che molti di questi ragazzi, e riprendo questo concetto, molti ragazzi fanno fatica ad avvicinarsi ai partiti, ma non è vero che non si avvicinano alla politica. Ho l'esperienza della scuola, in cui in questa regione, in Liguria, quindi una regione anziana, tutti gli anni più di 500 ragazzi facevano la domanda per partecipare alla scuola di politiche, perché era apartitica, perché parlava di politica, di policy, ma non si avvicinava. C'è un po' di paura di avvicinarsi ai partiti, perché c'è appunto questa narrazione di realtà in cui ci sono lotte interne e non lotte per battaglie, quella dell'ambiente, quella per la legalità. E questo è, secondo me, un tema forte, e credo che da questo tema, come dire, si debba anche ripartire. Io, se
posso fare una provocazione, siccome il PD ha anche un PD che vince, perché ha vinto a Savona con Marco Russo, ha vinto in tanti comuni che abbiamo qui davanti, ma ha vinto a Vicenza, ha vinto a Brescia, allora dobbiamo leggere una società che cambia, ma cambia dappertutto, non cambia soltanto in una direzione. A me piacerebbe vedere un segretario regionale del PD che affronta le regionali con l'ambizione di dire: lavoro per vincere quelle regionali, non costruisco qualcosa per il dopo ai candidati, presidente di regione Katia, come altri, sarebbe un'ottima figura, persone che hanno voglia di avere l'ambizione non per loro stesse ma per il partito. E credo che Katia come altri abbiano queste caratteristiche. Bisogna però ripartire da chi appunto non costruisce dinamiche interne, quindi non abbia l'obiettivo di dire: faccio il segretario per poi vedere, faccio il segretario per vincere le elezioni. È difficile, quindi sì, ma bisogna andare con quello spirito. Basta, facciamoglielo dire alla Piccardo, in qualità di segretario, in qualità di segretario aiuterò Luca Pastorino a diventare presidente della regione, così abbiamo. Angeli ha già tutto pronto, Angeli ha già la formazione sia della segreteria regionale che del consiglio. Anche voi, mi date un po' di bastonate per arrivarci, poi però ci arriverete anche voi a questa soluzione. Segniamo la data della puntata, poi ce lo... Caro Angeli, si parlava della Prima Repubblica, e quindi? Ricordi che qui in questo studio chi ha votato durante la Prima Repubblica siete soltanto tu e lui, il resto abbiamo tutti votato possiamo già nella possiamo seconda. Andare a dormire, sappiamo, grazie. Sappiamo. Pater Nostro, hai votato nella Prima Repubblica forse qualche volta? Io non lo so, però so che quando quando c'eravamo noi il PD, che non si chiamava PD, stradiceva. Adesso insomma, lasciamo perdere, mi piacciono molto questi discorsi, sono molto contento e sono molto contento che abbiate individuato due candidati che mi vanno molto bene. Non li hai, cioè, fanno parte del possibile identikit, ce le hanno le qualità? Fanno assolutamente parte, hai ragione, del possibile identikit, e potremmo anche dire qualche cosa di più. Ottimo, Katia Piccardo. Mi sbaglio, è un sindaco, ecco. Sì. Benissimo, Luca Pastorino. Cosa era? Un commercialista? No, mi pare che fosse un sindaco. Ottimo. Credo che sia anche un commercialista. Proviamoli dagli altri, ce ne sono. E due abbiamo trovati. Abbiamo finito. Bravo, ragazzi, ma è tanto difficile. Un salto a Terrazza Colombo, si sistemano le cose, no? È una questione molto facile. Va bene, siamo già in ritardo, sì. cari ragazzi. Ringrazio e saluto Mario Paternostro. Grazie, ringrazio tutti voi per essere stati con noi e naturalmente vi auguro, come dire, di uscire da questa crisi più forte di prima, perché la politica è importante, che insomma, poi alla fine a me interessa poter andare in pensione un po' prima, no? Queste sono le cose, stipendio un po' più alto, queste cose qua, no? Un po' più futuro, asili nido, perché potrei magari un giorno, quindi mi servono queste cose. È questo, quindi se fate queste proposte magari può darsi che uscite dalla crisi e vedremo. E siamo tutti felici. Grazie mille per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana. Assolutamente sì, con altri sondaggi lunedì mattina, primocanale.it alle 8, il primo nuovo sondaggio. Sotto Fabiocchi, finito di scrivere il libro? Sì, ho finito, sono già in pubblicazione. Sì, già in pubblicazione, molto bene, sei già in stampa. Grazie mille e buona serata a tutti.